Sì, no, io volevo anch'io fare un appello altrettanto di cuore ai cittadini francesi. Attenzione, è pericoloso quando tramite una moneta coloniale come il franco colonialista si pensa di schiavizzare una popolazione, si prende il 50% delle loro esportazioni. Si bombarda anche lei una nazione. Elettorale. No, io mi scusi, ho ascoltato con attenzione il suo appello strappalacrime. Lo faccio anch'io. Quando si bombarda una nazione, come emerge dalle mail che stanno venendo fuori, pubblicate dal Dipartimento di Stato americano ai tempi della Clinton, perché in Gheddafi voleva in quel momento fare una moneta panafricana e liberarsi dal franco coloniale, e quindi si è bombardato Gheddafi e si è creato il caos in Libia e si è creata questa situazione in Africa. Attenzione, perché qui quando partono poi gli africani per colpa dei francesi e muoiono in mare, attenzione che si creano i disperati, attenzione proprio in questi giorni in cui si parla della segregazione, attenzione a sfruttare le nazioni povere e a poi lasciarli morire in mare e a far ricadere sull'Italia le conseguenze. È un appello ai francesi. Attenzione, questa vostra politica è pericolosa. Senta, un appello strappalacrime, no, come il suo. No, capisco il tema. No, arrivo. No, il tema della campagna elettorale, anche i toni strappalacrime, le ha detto, li utilizzo. 14 paesi africani usano quella moneta su base volontaria e convertibile con l'euro. Certo, sono dittature che ci guadagnano, che sono manovrate dalla Francia, non ci raccontiamo le favole. La usano volontariamente, ma non volontariamente il popolo, volontariamente quei governi che sono con gli interessi dei francesi manovrati dall'interesse della Francia, perché hanno un guadagno personale a questa gestione. Lei che è molto attento ai temi, il popolo africano ci rimette, tant'è vero che fugge dall'Africa e lo dobbiamo accogliere noi, perché la Francia fanno sempre gli appelli all'accoglienza, alla solidarietà, ma ci rilasciano a noi in Italia e a Ventimiglia bloccano e blindano le frontiere per impedire che gli immigrati che erano arrivati in Italia vadano anche in Francia. Guardi, oggettivamente le lezioni di moralità detto non le accettiamo dalla Francia. Allora.